Maria Fiorella Tomasino, portavoce dell'associazione San Padre Pio di Scalareta. Scalareta è una contrada di Altavilla Silentina. E allora, una 3 giorni dedicata ai festeggiamenti in onore di questo santo, 3 giorni in cui ci sono state tantissime cose belle, e io vorrei che facessi una sorta di bilancio di questi 3 giorni. Sì, sostanzialmente possiamo dire che il bilancio è positivo, sia per quanto riguarda l'affluenza delle persone, sia per quanto riguarda il livello di gradimento da parte degli stessi. Venerdì c'è stato il rosario presso la Cappella del Santo ed è stata numerosa l'affluenza. Sì, è stata numerosa poi l'affluenza qui in piazza per quanto riguarda l'esibizione della scuola di organetti del maestro De Simone di Albanella. Ieri invece, in cui si è svolta la maggior parte della festa, quindi la parte religiosa vera e propria con la processione del Santo per le vie della contrada e la messa qui in piazza celebrata da Padre Costantino e il concerto di Gigione, è stata numerosa la partecipazione delle persone, anche grazie forse alle migliori condizioni meteo. La pioggia per fortuna ieri non ci ha fatto compagnia, e dobbiamo dire che sia grazie alla bravura di Padre Costantino che di Gigione è stato anche alto il livello di gradimento, in quanto le persone sono rimaste, e anche noi del comitato siamo rimasti contenti sia della parte religiosa che della parte civile, che poi si è conclusa con un bellissimo spettacolo pirotecnico. Thank you.
oggi invece, come potete vedere, c'è la giornata dedicata a Maria Chiara, di cui avevamo parlato precedentemente, e stamattina si è svolto con successo il raduno delle moto d'epoca che hanno percorso le vie della città, e oggi pomeriggio si stanno svolgendo i giochi per i bambini delle scuole dell'infanzia di Altavilla, a cui hanno partecipato numerosi, e per cui dobbiamo ringraziare anche la partecipazione delle maestre della scuola dell'infanzia e di altri concittadini di Altavilla che ci hanno aiutato come staff non solo nell'edificare tutti i giochi e il resto, ma anche nel garantire la sicurezza dei piccoli partecipanti. Appuntamento allora l'anno prossimo, al 2014, sempre con tante iniziative. Sì, ci auguriamo che l'anno prossimo l'affluenza sia maggiore e ci auguriamo di fare un lavoro, se si può dire, sempre migliore. Scala Rita, Altavilla Silentina, abbiamo il piacere di incontrare Gigione, un personaggio incredibile, dovunque si reca arrivano veramente tante persone, tanti fans. Senti, questa domanda te la voglio fare, ma qual è il segreto di questo successo? Allora, il segreto di Gigione è una cosa, giustamente, noi siamo un po' amati da tutte le famiglie perché il nostro genere piace ai bambini, ai giovani, le mamme, le nonne, cioè viene una famiglia al completo, non vengono solo i giovani, allora si riempiono le piazze, diciamo, di famiglie. E una cosa piacere solo ai giovani che viene un solo, diciamo, soggetto, una cosa che vengono cinque persone, cioè portiamo cinque persone, quando arrivano, ovviamente arrivano migliaia e migliaia e migliaia di fan. Poi il nostro genere è uno genere, lo schietto casareccio, che in questo momento chiamiamolo, poi c'è questa gigiomania un po' in tutta Italia che abbiamo lanciato un po' nelle balere, nelle discoteche, perché il mio genere, diciamo, si adatta un po' a tutto. Ecco, nel passato del tempo, dagli anni 60, quando formassi Gigione Marines, e praticamente suonavate quasi gratis, perché poi alla fine della serata spesso non guadagnavate nulla e dormivate sotto le stelle. È passato un po' di tempo da allora, le cose sono cambiate. Avevo 15-16 anni, io suonavo il contrabbasso, ovviamente allora si suonava per la gloria, per 1000 lire alla sera, però erano dei bellissimi momenti. Gigione e i Marines, cioè già avevo un gruppo molto quotato, un gruppo, diciamo, affiatato, già facevamo delle cose nostre personali. Ecco, in America ti chiamano Mister Campagnola, è così? Ad Atlantic City successe il finimondo quando ti esibisti con la tua band. Allora, io sono andato in America perché ovviamente tanti giornali dicevano Gigione sfida Madonna in America, perché io facevo, diciamo, le canzoni di Madonna in napoletano, cioè ho fatto La Isola Bonita, notte che fredda stanotte, e tu mi hai lasciato senza scrupoli. Ovviamente poi c'è stato questo grande successo, già Gigione sfida Madonna, e poi è nata la Campagnola e ho spapolato tutto il mondo. Negli anni, nell'87, quando sono stato ospite al Maurizio Costanzo Show, che ovviamente è stato un successo enorme, ho fatto 4-5 volte il teatro di, insomma, Variole sulla pedana. Allora, io ti lascio perché tu adesso ti devi preparare, ritorni nella tua roulotte, ti posso già dire, informare che le strade sono tutte intasate, stanno tutti arrivando per ascoltarti. Noi siamo molto fortunati che teniamo il popolo con voi in tutta Italia che ci segue, e ogni sera portiamo 10-15 mila persone, non è facile oggi portare tutta questa gente. Ma infatti una delle cose che bisogna rimarcare è che tu effettivamente con la tua band, anche con tuo figlio e tua figlia, riuscite veramente a portare tanta gente. Allora, in bocca al lupo per questo concerto. Crepi lupo, e mandiamo un bacio alla Gigione, a chiappata, alla grande, grazie a tutti. Vediamo un po', ragazzi, non ci siamo a Scala Rita, sulla sinistra, sulle mani, oh! Centrale Salomo, Shanghai, sulle mani, sulla destra, Così fatta la vesta bianca, quando cammino fai ding e tan, la vesta bianca, quando
nostri cammini per gli inghietà. E la sociara mia, e la sociara mia, si una bella vincerelle tempo di San Marità. E la sociara mia, e la sociara mia, si una bella vincerelle tempo di San Marità. Andiamo sociara, ma siete da qua. Si fatta la vista rossa, quando cammina fai pure la mossa. Ah, la vista rossa, quando cammina fai pure insieme. E la... Sì, una bella vincerelle che pulisse marità. E la... Sì, una bella vincerelle che tutti insieme diciamo. Se, mette insieme a me. Se, pesce, fisco, lunga, di re. Insieme a me, se, lo riesco a riscurare, tra le mani, ora,